Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un filato il cui termine deriva da un nome francese che significa mulinello, proprio riferito alla struttura a sei capi di cui è composto, appunto, che sono facilmente separabili, appartenente oltretutto a un marchio famoso in tutto il mondo per la sua qualità e la sua brillantezza. Parliamo del Moulinet, nel dettaglio del Moulinet Special DMC. Analizziamolo nel dettaglio. Eccoli qui, i nostri Moulinet. Qui ovviamente ce ne sono solo alcuni, perché pensate che all'interno del nostro catalogo Tessiland ci sono circa 500 colori, di cui 18 sfumati. Ebbene sì, abbiamo anche il Moulinet sfumato. Ma andiamo per gradi. Parliamo di una matassina singola. Prendiamo questa ad esempio, poi vedremo qualche colore nel dettaglio. Parliamo di una matassina singola di Moulinet, per l'appunto, a 6 capi separabili. Cosa da non sottovalutare, perché può essere davvero molto importante. La composizione ovviamente è 100% cotone, per una lunghezza totale di 8 metri. Ogni filo subisce un trattamento di doppia mercerizzazione che gli conferisce quindi un aspetto davvero molto setoso, lucente e che lo rende particolarmente adatto per lavori sicuramente di grande qualità. Ed è contraddistinto da un numero, eccolo qui, lo vedete in questa seconda etichetta, che indica la tonalità specifica in modo tale che sia possibile riprodurre esattamente lo stesso colore in lavori successivi. E ovviamente è a marchio DMC, marchio di cui parleremo poi successivamente. È un filo che non si deforma facilmente, il colore rimane intenso anche dopo diversi lavaggi. A tal proposito, infatti, il Moulinet Special, che è questo appunto che stiamo visionando adesso, resiste ad alte temperature e non stinge. E normalmente il criterio di lavaggio ovviamente andrà adeguato in base al tessuto su cui utilizzerete questo Moulinet. Ad esempio, se fosse un cotone, ci sarà sicuramente una resistenza maggiore ad alte temperature rispetto magari ad altre fibre naturali come la lana, che invece devono essere lavate ovviamente ad una temperatura più delicata. Adesso però voglio farvi vedere nel dettaglio solo alcuni colori per farvi notare davvero la brillantezza di questo meraviglioso Moulinet Special. Vediamo alcune colorazioni. Questo ad esempio è il 3770, che indica il color pelle, questo che rappresenta invece un verde oliva, e per chi vuole qualcosa tendente al tortora, eccone uno ad esempio che sicuramente, insomma, ecco, rappresenta perfettamente questa tipologia di colorazioni. Queste sono due tonalità di celeste, una però è contraddistinta dal colore, dal numero 3840, mentre questa è la 932, ma sono entrambe celeste. Così come invece ci sono due tonalità diverse di geranio, eccole qui, che sono contraddistinte dal numero 326 e 3804. Questa è una variante di glicine, mentre questa è una variante di prugna. Ma come abbiamo detto prima, ci sono anche delle varianti sfumate. Ne abbiamo selezionate 4. Marrone, questa è quella blu, questa è quella verde e questa ovviamente è quella rossa. All'interno quindi che cosa vuol dire? Che ci sono diverse sfumature della stessa tonalità. In questa blu vedete c'è davvero dal blu più chiaro quasi bianco fino ad un celeste, un blu notte, un blu elettrico, tutti all'interno della stessa matassina. Una matassina, quindi un Moulinet davvero special di nome e di fatto. Insomma, diciamolo, una scelta quasi obbligatoria per chi decide di utilizzare o per chi vuole utilizzare un prodotto davvero versatile, resistente e sicuramente anche di grande impatto estetico. Un filato degno del nome che porta e garanzia di qualità proprio perché DMC. Questo vi consentirà di conseguenza anche di far sì che possiate trovare sempre lo stesso colore, cosa davvero importante e molto richiesta spesso in assistenza. Per trovarlo sarà davvero molto semplice, vi basterà andare sul nostro motore di ricerca Tessiland, digitare Moulinet e il numero, o meglio il codice del colore che caratterizza la matassina che avrete, e di conseguenza in automatico vi comparirà proprio quella esatta matassina che state cercando. Davvero molto molto semplice. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli. Noi ci vediamo invece al prossimo Tessila News. Ciao!